grande piacere essere da Ferdinando Simeoli, Equilibri di Gusto, per Un Sacco Bello. Siamo a Pianura, in una splendida struttura che aspetta giustamente che arrivi l'estate e che ci possa essere davvero l'occasione per ripartire a pieno regime con la ristorazione che quest'anno ha tanto sofferto. Anche il Napoli femminile è stato quest'anno vicino a Mulino Caputo, uno dei nostri sponsor che ci ha accompagnato in questa lunga stagione. Anche il Napoli femminile in questa lunga stagione ha sofferto, ma si augura di gioire a primavera inoltrata il 23 maggio, quando ci sarà l'ultima giornata di campionato. Parleremo di questo ed altro con Sophie Jansen, non si è mai sbagliato nome e cognome dopo tanti mesi che ci conosciamo, e con Flavia Catalano, che è un po' il simbolo del settore giovanile del Napoli femminile. Napoli femminile, con la sua primavera, si è qualificato per i playoff e ha appena sfidato nel match di andata la Juventus. Partiamo proprio da Flavia a questo punto e dalla soddisfazione per il risultato raggiunto, che testimonia la bontà del lavoro fatto e anche in questo caso quanto siete state brave a mantenere gli equilibri durante un'annata così particolare, perché c'è stato il Covid e per lungo tempo siete state ferme. Sì, è stato un anno difficile, abbiamo dovuto tenere conto varie difficoltà, comunque non ci siamo allenate tutto il tempo e abbiamo sfidato squadre comunque importanti, e in ogni partita c'è stato grande spirito di sacrificio, di unione, di determinazione da parte di tutte, nonostante il gruppo fosse formato da ragazze comunque anche piccole, magari la prima esperienza in primavera. Ma hanno dimostrato grande maturità e abbiamo raggiunto questo storico traguardo. Ed è stato, lo possiamo dire, una volta tanto che lo è, lo possiamo dirlo. E è un grande orgoglio, una grande soddisfazione poter sfidare la Juve, aver sfidato la Juve e aver raggiunto questo traguardo. Giusto così. Ha sfidato la Juve anche la prima squadra, che si approssima ormai al rush finale di campionato. Abbiamo qui un po' del lievito attivo di Mulino Caputo. Quanto è cresciuto questo Napoli femminile, se è cresciuto o se deve crescere ancora, perché 180 minuti e poi sarà dentro o fuori? Siamo cresciuti tantissimo, ma c'è ancora tanto spazio per crescere, in poco tempo però. E anche Sophie Jansen in questa stagione è cresciuta tanto, è stata una stagione sicuramente particolare anche per lei, l'ha vissuta tra alti e bassi, qualche problema anche a livello fisico, diversi ruoli, sì. Però la prima esperienza importante a livello di Serie A, insieme a quella di Sassuolo, dove magari eri arrivata davvero giovanissima, qui ti sei un po' consacrata. Il tuo bilancio personale di questo anno napoletano? Giallo. No, davvero. Ho detto personale a tutti i livelli, credo che hai vissuto comunque una bella esperienza in una città che ti ha anche un po' rubato il cuore. Io mi sento molto cresciuta, più matura, magari più pronta per certe partite, meno ansiosa. Così. Non davanti alle telecamere, davanti alle telecamere sempre ansiosa, però sul campo un po' meno, dai. E invece parliamo anche un po' di cucina e di pizza, visto che siamo da Ferdinando Simeoli, perché Sophie Jansen raccontava prima di non aver assaggiato, ma di aver visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. In Olanda mangiamo la pizza Hawaii, che sarebbe la pizza col prosciutto cotto e ananas. Hai detto mangiamo, però mi hai detto che tu te ne sei ben guardata. No, a me non piace, però sì, ai miei amici sì. Problemi loro. Sì. Problemi loro. Qual è invece la pizza preferita di Flavia Catalano? A me piacciono le cose, diciamo, molto semplici, tradizionali, quindi la margherita è sicuramente la mia pizza preferita. Ok, va detto anche da questo punto di vista, in questo binomio che portiamo sempre avanti tra il discorso della pizza e il discorso del calcio, che ogni volta che sono in pullman con voi o in treno con voi dopo una trasferta, sento sempre dire: mamma mia, meno male stasera pizza, mamma mia, meno male stasera pizza. Ma perché la pizza è l'alimento, in qualche modo, del dopo partita della domenica sera? È bello mangiare la pizza dopo la partita insieme alla birra, non c'è cosa più bella. Tornare a casa, riposarsi dopo una partita stancante, impegnativa, e poter dire: mamma, stasera mangiamo la pizza. È un po' come chiudere la settimana, diciamo. Esatto, terminare in bellezza, insomma. Settimane che poi sono state difficili per certi aspetti, anche, lo dicevamo prima, per il mondo della ristorazione. Immagino che anche voi avete fatto tanto ricorso al delivery, che in qualche modo ha salvato in minima parte il comparto della ristorazione.
Sì, noi almeno una volta a settimana ordiniamo qualcosa. Vabbè, sono due, loro dicono una, ma magari quell'altra non lo possono dire. Sì, anche io spesso, fortunatamente ho una pizzeria vicino casa, quindi è capitato a volte che io con mio padre o insieme siamo andati a prendere la pizza lì da asporto, però a volte abbiamo anche ordinato e non ci siamo mai fatti mancare la pizza, ecco. Assolutamente, la pizza non deve mai mancare. Chiudiamo così. Qual è invece l'ingrediente che non deve mancare al Napoli femminile per raggiungere il suo obiettivo, sia in prima squadra che in primavera? La voglia di salvarci. Ah, pensavo alla voglia di pizza. Anche se quello è uguale alla voglia di pizza, siamo salve. Crederci maggiormente perché meritiamo di essere dove siamo. Basta questi chiacchiere, facciamo una pizza? Andiamo. Andiamo.